Un futuro da scrivere tutti insieme sul palco del Teatro Buzzati di Belluno. Appuntamento al 16 dicembre con Scriviamo insieme il futuro, la conferenza dei giovani bellunesi. Un incontro aperto a tutti organizzato da Giovani Futuro. Sul palco del teatro recentemente intitolato al grande scrittore bellunese prenderà forma un manifesto sulle aspettative e le esigenze di quella parte della popolazione della quale la politica troppo spesso parla senza però mai proporre soluzioni ai problemi. Soluzioni a proposte alle quali lavorano invece i giovanissimi aderenti al movimento apartitico, fondato in Comelico nel 2022 da Luca Frescura e Thomas Menia Corbanese, che nel giro di poco più di un anno si è già espanso a 11 regioni d'Italia. Giovani Futuro, ci sono amministratori locali, rappresentanti degli studenti e abbiamo fatto una scuola di formazione perché vogliamo essere preparati per poter fare del nostro meglio per il nostro territorio. E assolutamente ci sarà anche il confronto con le istituzioni. Da questo evento del 16 dicembre uscirà un manifesto con le proposte, le richieste, le istanze, le paure dei nostri giovani e vogliamo consegnarlo alle autorità massime del nostro paese, quindi parliamo del Parlamento e del Governo, ma anche a quelle sovranazionali. Per un giorno il Teatro Buzzati sarà a completa disposizione dei ragazzi che potranno portare sul palco le loro esperienze e le loro aspirazioni. Una conferenza per mettere al centro i giovani, quali saranno anche relatori, e parleremo del presente e del futuro del nostro territorio. I protagonisti saranno i giovani, la conferenza ovviamente è aperta a tutti perché lo dicevamo, il futuro siamo tutti, quando si parla del futuro si parla del nostro futuro, di quello dei nostri figli, dei nostri nipoti. Io non ho partecipato a un incontro di amministratori locali dove non si parlasse di giovani. Poi, quali politiche sono state portate avanti in favore dei giovani? Ecco, qui si apre un altro interrogativo. C'è bisogno di far vedere ai giovani che la politica e le istituzioni sono presenti e c'è bisogno di dare delle risposte concrete. Una ragazza mi diceva qualche giorno fa: io ho paura del mio futuro. Ecco, questa frase deve spingerci ad una riflessione importante.